partita molto, molto dura contro un avversario che sicuramente ha dei punti che non è, secondo me merita qualche punto in più. Era una partita dura, sapevamo anche per quanto riguarda le condizioni climatiche e siamo riusciti a ottenere un punto che per noi vale tanto. Te, un cattivo tempo, il terreno pesante ha condizionato il vostro gioco, che ha fatto di ripartenza soprattutto? Sì, assolutamente sì, quando ci sono questi tipi di terreni è difficile giocare, quindi o la partita la sbocchi su palla inattiva o su ripartenze, quindi è stata dura da entrambe le parti, sia per il Cosenza che per noi. Io penso che il pareggio sia il risultato giusto, anche se il Cosenza ha fatto qualcosina in più, ma ritengo giusto qualcosina in più rispetto alla squadra che ha. Io personalmente mi aspettavo un po' di più. Allora, con la partita possiamo dire anche maschia, finalmente gli artigli di questa potenza, che dopo la partita di sabato scorso un po' ha fatto nervosire anche i tifosi. Alla fine è una bella prestazione. Prima a innervosirci siamo chiaramente noi, quando le prestazioni non vengono, i risultati, soprattutto le prestazioni, poi per fortuna nel calcio c'è la possibilità di rifarsi ogni domenica, quindi oggi penso, almeno sotto il punto di vista della cattiveria e della voglia di portare a casa i tre punti, ci sono stati, poi i risultati, i tre punti non sono arrivati, però ben ripartito da questo atteggiamento secondo me. È stato sicuramente, almeno me, se ci fosse stata oggi la rassegna del migliore in campo, io avrei votato te, perché ho visto anticipare sempre gli avversari, veramente un'ottima prestazione, complimenti. Grazie. Però alla fine comunque questa prestazione a molti tifosi non è piaciuta, ci sono stati dei rischi, secondo me ingiusti. Ma chiaramente loro si aspettano di più, siamo partiti male quest'anno, quindi vogliono anche loro vederci superare questi momenti il prima possibile e raggiungere i tre punti il più spesso possibile. È chiaro che a noi dispiace perché siamo i primi a soffrire, però se secondo loro, non penso sotto il punto di vista della voglia, oggi ci possano dire qualcosa. E secondo me abbiamo avuto anche diverse palle gol che potevamo sfruttare meglio, quindi io ripartirei da qui. Allora, Palmiero, secondo noi sono il migliore tra i migliori in campo. Il Cosenza oggi è mancato solo il gol, perché alla fine, a nostro avviso, è una buona partita. No, è stata una partita combattuta, diciamo, non abbiamo mai sofferto, quindi si può dire anche che abbiamo dominato con 3-4 palle con nitide. Purtroppo abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, ci teniamo per i tifosi perché sono accorsi tanti, c'era una bella cornice pubblico, ce l'abbiamo messa tutto, però purtroppo la vittoria non è arrivata. Purtroppo. Ti aspettavi gli applausi per i fischi a fine partita? C'è stata una parte che ci ha applaudito e una parte che ci ha fischiato, alla fine ci sta perché veniamo comunque, cioè, i tifosi volevano la vittoria, però noi abbiamo dato tutto, cioè siamo usciti al campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Purtroppo non è bastato per vincere la partita, però